Ecco, siamo nel reparto delle frittelle, anche questo è un reparto molto gettonato, un vasetto mega formato famiglia di Nutella, è sicuramente una cosa che colpisce molto, quindi un abbinamento sicuramente che attira. E qui stanno servendo delle persone, che hanno richiesto questo prodotto tipico locale perché è fatto proprio in casa. La carissima Barbara, non potevamo non sentire anche te, tu sei l'addetta alle frittelle, quindi di lavoro anche qua ce n'è tantissimo, un reparto magari un po' meno centrale rispetto a dove sono quelli canonici, ma che comunque è all'entrata, quindi attira molto. Sì, la vorrei correggere, non sono frittelle ma sono i tortelli da San Giuseppe, per cui sono tortelli simili alle frittelle ma è il dolce tipico della Sagra. Da chi vengono fatti? Da due vecchietti che avevano una pasticceria a Gallarate, che sono miei parenti e che ci danno una mano, perché giustamente essendo pasticceri sanno fare il loro lavoro. Ecco, qui naturalmente non si guarda le calorie. Assolutamente no, bisogna mangiarle, addirittura una frittella tira l'altra. Avete avuto molta richiesta? Sì, sono buone. Nonostante il tempo non sia dei migliori, insomma, siete sempre stati sfortunati. Sì, però essendo un dolce che lo serviamo anche con la Nutella è abbastanza caldo, per cui si mangia volentieri. Allora, siamo con il signor Cislaghi alla festa qui di San Giuseppe. Giuseppe, una festa che si ripete già da diversi anni. Da moltissimi anni. È iniziato con un giorno e siamo arrivati a 15 giorni, che è la festa più lunga di Busto. Ok, quanto tempo ci vuole organizzare una cosa del genere? Mesi, nel senso che per montare e smontare la festa ci vuole un mese e mezzo, compresi i 15 giorni della festa. E poi c'è tutto il lavoro preparatorio, quindi permessi e quant'altro. Ecco, questo rione, diciamo, trova il suo epilogo proprio in questa festa, cioè la parte fondamentale di tutta questa zona. Sì, perché il rione è abbastanza piccolo, non ha una piazza, non ha un punto di ritrovo, quindi il parco diventa il punto centrale e la festa diventa l'attrazione, insomma. Quali sono i piatti più gettonati, a parte le patatine che vanno? Beh, patatine e calamari ci sono sempre, e lo stufato d'asino, la paella, il cinghiale con la polenta sono quelli più gettonati. Ecco, però a differenza degli altri anni che la facevate a maggio, avete anticipato e non siete stati fortunati con il tempo. Come mai questo anticipo? No, non è un anticipo, noi seguiamo sempre il calendario, comprendendo il 25 aprile e il 1 maggio, e quindi gira il calendario, non è un anticipo. L'anno scorso era il 21, quest'anno è stato il 20. Mi sembra che qualche anno fa era maggio, comunque era più avanti. Sì, perché facevamo meno giorni, ma adesso tendiamo a comprendere i due ponti, le due festività, e quindi lo facciamo normalmente questo periodo. Avete fatto un calcolo più o meno delle presenze che ci sono giornaliere? No, non calcolo mai, solo comunque si può vedere, questa è la normalità nelle festività e nelle sere di punta con le cene che ho detto, insomma. Ma anche durante il mezzogiorno quest'anno abbiamo notato un aumento, cioè c'è molta più gente che a mezzogiorno che pranza e cena, pranza qua. Questi sono tutti volontari? Tutti volontari, qui non c'è nessuno che ha, e sono tutti mettono a disposizione il loro tempo, lavorano e vengono qui a dare una mano. Perfetto, grazie. 10 anni che li fanno. Eccomi qua, buonasera, sono qua a intervistare il nostro amico Ciro, l'uomo calamaro. Quanti calamari riesce a fare durante una giornata di lavoro? Minimo sarà qualche un quintale va. Un quintale? Ma così tanti? Sì, ma vedi stasera cosa c'è. No, vediamo, stasera abbiamo visto che c'è effettivamente un grandissimo, tante persone. E come vengono fatti questi calamari? Si scongelano nell'acqua un po' tiepida, si tirano su, si mettono in questa cesta, ecco qua. Sta qui qualche mezz'oretta, non più di quel tanto, perché abbiamo sempre la scorta. E quando sono qui, si infarinano e si mandano a friggere. E dopo vanno alla frittura dopo? Sì, dopo di qui si infarinano con la farina e dopo vanno alla frittura. Ho capito.